Presidente, siamo all'inizio di questa edizione della Festa dell'Agricoltura, la sfruttiamo come vera e propria guida per questi 4 giorni. Beh sì, allora ti faccio questa sera, e beh, la serata di apertura è sempre quella un po' in salita, poi penso che le altre saranno pianeggianti o in leggera discesa. Comunque, come ho detto all'inizio, abbiamo introdotto questi nuovi 4 piatti, uno per sera, elaborati dai nostri 4 agriturismi, toccando quindi tutta la Liguria, dalla Spezia fino a Ventimiglia. Abbiamo messo gli assaggi di metodo classico di alcuni nostri associati, o metodo Charmat, che quindi questa è una novità per far conoscere queste aziende, che io le chiamo eroiche, spregiudicate in certi casi, perché si vanno a misurare in un campo dove dall'Italia e dall'estero c'è una tradizione ormai centenaria. Per cui indipendentemente da come uno troverà il prodotto, io li abbraccerei proprio sinceramente. Nomi e cognomi di questi eroi? E te li faccio subito. Questa sera comincia con il Pornassio, quindi tenuta Maffone. Domani sera ci sarà Calvini col Vermentino, metodo Charmat. Sabato sera con la vecchia cantina di Sale ad Albenga con il Pigato, metodo classico. Domenica sera 2 cantine, Sancio di Spottorno e Cascina Praia di Andora, con il nostro vitigno, povero la Lumassina, vinificato in maniera frizzante, sui lieviti. C'è tutta una cosa da scoprire quella. E gli altri eroi sono invece i 4 agriturismi che terranno compagnia in queste 4 serate. Sì, 4 agriturismi che parto da... dall'estremo ponente, quindi hanno fatto un ravioletto col pizzico, che sono ravioli piccolissimi fatti di erbette e ricotta, che hanno fatto e noi cucineremo con, utilizzando un burro d'alpeggio sempre di un nostro associato. Poi passiamo alla provincia di Savona con le lumache di Verezzi, lumache in umido, che è un piatto tipico proprio di Verezzi, che è la Caccadu Gregorio. Andiamo al minestrone alla genovese, che è un agriturismo sempre di Genova, un minestrone che io ho assaggiato quest'inverno e devo dire che è veramente una cosa stupenda, sia come è fatto il minestrone e soprattutto per la densità, che io non sono un amante delle minestre, quindi se è bello spesso è buono. E poi l'ultimo spezzino, i famosi corsetti, che verranno timbrati con lo stampo chia, perché mi sembra giusto quello, che conditi con un sugo base di pinoli. Guardi Presidente, che mentre lei era a fare il convegno, giù le casse erano chiuse ancora, ma la gente era già in coda. Beh sì, questo è sempre un buon segno, perché significa che c'è una quantità di persone che viene qua per mangiare e per apprezzare i piatti che facciamo con coscienza e con prodotti di prima qualità.